Disciplina, talento e ogni tanto sparire dai riflettori. Questa è la formula del successo di Raffaella Carrà, celebrata anche da un famoso quotidiano inglese. A far l'amore comincia tu. Raffa Nazionale, Miss Tuca Tuca, Caschetto d'Oro, autentica e mai volgare signora della TV, Raffaella Carrà, un'icona, punto. Mattatrice instancabile del bianco e nero e a colori con le canzoni, balli, casquè, le minigonne e le paillette, oltre l'ombelico scoperto, scandalo di allora, primo sogno proibito degli italiani. Mi piaci. Che rude! Lei nel cuore della gente c'è finita subito, gli anni d'oro fino ad oggi sono suoi e tutto il mondo ce la invidia. Dal Sud America alla Spagna è un simbolo di libertà in tutte le declinazioni, fino all'Inghilterra. Il The Guardian, il prestigioso quotidiano britannico, ha omaggiato la star italiana definendola icona culturale che ha rivoluzionato l'intrattenimento italiano e ha dato alle donne la possibilità di prendere l'iniziativa in camera da letto. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Il giornale ripercorre la carriera e la vita della 77enne cantante, ballerina, presentatrice, prendendo spunto dall'uscita del film musical Explota Explota, diretto dal regista Nacho Alvarez, ispirato alle sue canzoni. Raffaella Carrà, che ha venduto milioni di dischi nel mondo, scelta come voce simbolo e colonna sonora del film premio Oscar La Grande Bellezza, con il suo tuca tuca ha sdoganato l'esibizione naturale del corpo femminile, mai offensiva, sempre elegante nei gesti e nelle parole. È più di un simbolo erotico, è un pezzo di storia tutto italiano, ha duettato e incontrato leggende, diventando lei stessa un'eroina dei tempi moderni, una protagonista di stile, di impegno e di libertà. Sì.